Ci eravamo lasciati che dovevamo comprare la bacchetta da Ollivander. Come avete sentito dai custodi, ci servirà un tipo di bacchetta proprio perfetta per questa prova. Iniziamo subito la missione, forse. Salve, signor Ollivander. Mi chiedevo se potesse aiutarmi con una faccenda. È un piacere rivedersi, giovane corvo nero. Permettimi ancora una volta di ringraziarti a nome della mia famiglia. Sono stati tutti così felici di sapere che la bacchetta con cui scomparve anni fa Richard Cornacchia è stata localizzata, anche se era, per così dire, inutilizzabile. Benissimo. Ho ricevuto un gufo da Eliasar, dal professor Fig. È stato un po' criptico. Mi ha detto che ti serve una bacchetta speciale e che mi avresti portato tu i materiali. Sì, signore. Eccoli qui. Oh, cielo! Straordinario! È davvero insolito. Sarò sincero, non ho mai realizzato una bacchetta così. Ne ho riparate, quello sì, ma è tutt'altra cosa. Mi vuoi mettere davvero alla prova, eh? Penso di poter lavorare con quanto da te fornitomi. Vedremo cosa riesco a fare. Ho finito! Devo avvisarti, non ho mai visto una bacchetta come questa. Sospetto che, come suggeriva il professor Fig nella sua lettera, sia concepita per uno scopo ben preciso. E che sia inutile per qualsiasi altra cosa. Ho capito. Grazie. Oh, raga, utile per qualsiasi... cioè, per uno scopo... oddio. Non c'è nessuno ad aiutarti ora. Noi abbiamo la Vada Kedavra, raga, che... faccia a faccia. Veramente lo spegniamo in un attimo. Oh, andiamo. Non c'è bisogno di fare scenate. Ah, fa il doppio Visto gioco, quel che raga. Sa ora Ranrock, sarai concorde che i nostri interessi sono allineati. I nostri interessi non saranno mai allineati. Lasceresti che i Goblin si prendano ciò che ci spetta? Il deposito finale appartiene alla stirpe magica. È da sciocchi non collaborare. Cosa nascondi lì? Attenzione, raga, che questo scopre fin Questa troppo. Questa visita da Ollivander avrà forse a che fare con la nostra ricerca comune? Non so di cosa tu stia parlando. Quel deposito è mio. Di diritto! Non è quello che Charles Rookwood avrebbe voluto. Che arroganza. Non avrei dovuto provare a ragionare con un moccioso. Lo dico sempre, i bambini devono essere visti e non uditi. Oddio. E ci ha rapito quindi il Pier Gigi qui. Raga, qua si mette male, perché comunque... sono tutti dei patiti, hanno tutti la Vada Kedavra. Difenditi dalla banda di Rookwood. Ok. Ma ragazzi, io inizio subito, sinceramente. Ok. Un'altra bestiola caduta in frasco. Imperio! Tempo di pareggiare. Imperio su uno, ragazzi, in cruce. Meglio spostarsi la prossima.
Allora, abbattuti tutti. Adesso mi sa che c'è il cattivone, raga. È il suo turno? Eccolo. Oddio. Vedete che lo schifoso comunque ce l'ha fatta, non stava aspettando altro. Ucciderebbe anche un ragazzino per i suoi... Per un ragazzino. Per i suoi scopi, insomma. Comunque ragazzi, facciamo una cosa, guardate. Tiro un crucio su di lei. Poi colpendola, vedete che colpisco un po' tutti. Ok. In questo modo io tiro la Avada Kedavra e in teoria... E capite ragazzi quanto è broken? Mamma mia. Qua dobbiamo spingere proprio come delle belve. Ok. E l'abbiamo ucciso. Cioè non posso... Vabbè, liberiamo gli scomparti al volo. Ok. Occhialetti, buttiamo via questa porcheria. E ragazzi, abbiamo ucciso Rookwood. Non riesco a crederci. Mamma mia. Il regno di Rookwood è finalmente finito. Dovrò mandare un gufo a Natty. Victor Rookwood è morto. Mi ha attaccato appena ho lasciato Ollivander con la bacchetta dei custodi. Ho dovuto difendermi. Per Godric, stai bene? So che sei in grado di difenderti, l'ho potuto constatare in più di una occasione, ma battersi con Rookwood in persona... Ha distrutto tantissime vite e non si sarebbe fermato. Sono felice di averlo fatto io. Hai ragione, non si sarebbe fermato. Hai fatto ciò che dovevi. La comunità dei maghi ti è enormemente debitrice. Professore, grazie davvero per le sue parole. Posso affrontare ciò che mi attende. D'accordo, i custodi ci stanno aspettando. Hai completato tutte e quattro le prove e in circostanze che perfino io non avevo previsto. Ora avrai capito perché la passaporta, la camera blindata, il medaglione, il libro, le prove erano tutti passaggi necessari. Necessari ad assicurarci che una persona con le abilità da noi condivise avrebbe fatto la stessa scelta che San, Niv, Charles ed io facemmo. Ora che hai vissuto il mio ricordo, avrai capito qual è la posta in gioco. Non tutti sono come sembrano. Come sai, non c'è luce senza ombra, come non c'è ombra senza luce. Solo perché possiamo dissipare l'oscurità, non significa che dobbiamo farlo. Neanche i più competenti e ben intenzionati tra noi possono sapere che conseguenze avrebbe manipolare l'inaccessibile. Quel che era chiuso nel deposito, lì deve rimanere. Resisti alla tentazione di distruggerlo o dominarlo. D'ora in poi userai la magia che hai affinato con tanta fatica solo per proteggere questo segreto. Hai la bacchetta, capirai quando utilizzarla. La nostra eredità è nelle tue mani. Madonna ragazzi, che giocone, nel senso stiamo veramente proseguendo e adesso la storia è veramente avvincentissima. Questo passaggio deve condurre al deposito. Dunque non ci resta che entrare nella porta, forse mi sentirete anche la voce leggermente diversa in quanto sto registrando questa parte in un altro giorno. Ho avuto dei problemi, raga, con le registrazioni, poi sono stato proprio male, febbre, raffreddori vari, però siamo più carichi di prima. Spero proprio che gli incantesimi che proteggono il castello funzionino anche per le incursioni dal basso. Speriamo. Ma ti assicuro che in futuro lo faranno. È riuscito ad avvertire la professoressa Weasley? Sì, speriamo che lei e gli altri arrivino presto. Sanno dove trovare la porta da cui siamo entrati noi. Comunque sia ragazzi, mi sono preparato perché è evidente che qua ci sarà la boss fight finale, quindi adesso vedremo un po' di roba. Chiedo se ci sia anche Ranrok. Vabbè, probabile. Andiamo. Dai. Vedete raga che ho fatto i vari slot per i fight, questo sarà quello più
cattivo e se mi sono preparato anche qui, lui non sarà troppo lontano. 25 boccette di pozioni di peggio, rigeneratrici professore. E poi raga, qua abbiamo di tutto, dalle Ederus, Maxima, focalizzante, tuono, invisibilità, un paio di mandragole, robe varie. Dobbiamo essere pronti al fight finale, raga. Eccoci. Allora raga, intanto vi faccio vedere questo tipo di incantesimi che è perfetto per i goblin. Ok. Però io direi che qui per sbrigarci facciamo una cosa di questo tipo di incrucio. Infettiamo tutti. E avada kedavra. Ecco qua. Ah, ne abbiamo altri? Perfetto. Perfetto, li abbiamo tolti tutti. Dobbiamo sfasciare la robetta qua, vero? Impedisce di raggiungerlo. Dobbiamo spostarla. Ci penso io. Un momento. Attenzione, ragazzi, che lui. Ah, mamma mia, col suo depulso ha fatto piazza pulita. Qua, attenzione, avremo sicuro un'armata di goblin, ve lo dico già. Ah, proprio così cattivi? Ma ragazzi, ma posso dirvelo che utilizzerei Avada Kedavra, volendo. Posso solo sperare che arrivi. Expelliarmus! Descendo! Glacius, difendo! Tra l'altro ragazzi, Glacius più Diffindo, mi avete detto nei commenti che sono una combo assurda, effettivamente lo provate e fa dei danni incredibili. Grazie, perché non mi sono focalizzato neanche troppo sugli incantesimi, eppure è una combo veramente OP. Una cosa, brucio su uno e poi raga, infine lo sapete, ma non ho colpito lui, mannaggia. Occupiamoci un attimo del troll. Ci siamo, siamo agli ultimi goblin. Brucio su uno di loro. Non usiamo la Avada Kedavra, perché ci mette veramente un millennio a caricarsi, come è giusto che sia, perché sennò veramente uno si rovina fin troppo il gioco con quella cosa. Però vorrei farvi vedere una sorta di nuovo attacco che ho imparato, magari su un goblin. Però rimane lui, vero? C'è quello lì lassù, ma non possiamo sfruttarlo. E anche l'ultimo troll ce lo siamo levato, finalmente. Come non detto un altro? No, professore, che ci hai combinato però? Qua mi fai crollare tutto. L'ha ucciso, quindi buono. Però mi sa che sto pilastro... infatti. 100-100... Ah, no, ok, pensavo... Che grande, mamma mia. Pensavo fosse il fig della situazione che ci salvava.
Vabbè, noi in realtà lo usiamo, esatto, come passaggio. Ok. Vi immaginate che tipo moriamo all'ultimo pugnalati da un goblin così? Tipo quello lì, ecco, meno male. Schifosi. Sento proprio odore di Runrock, eh? Siamo vicinissimi secondo me. Ok, dunque. Non penso ci attacchino, eh. Dovrebbe essere l'ultimo deposito, quello più grande. Che voi ragazzi pensate che per tutto questo tempo si trovava sotto Hogwarts, quindi un bel mistero, insomma. Presto, la bacchetta! Ah, volete dire che la bacchetta, quella comprata da Ollivander, è vero? Serviva solo per questa occasione. Eh sì, ok. Come disse Ollivander, una bacchetta utile solo per un uso. Senza la bacchetta probabilmente non potevamo proprio accedere al deposito, almeno dovevamo sicuramente affrontare le due statue, quindi utile per questo scopo ma inutile per altre cose. E qui risiede tutta la magia di Isabella anche. Eccolo qua. Isidora, scusatemi, è vero. Non riesco assolutamente a crederci. Il deposito giaceva sotto il castello da non so quanti secoli. Infatti. Pensa a quanto dolore ha generato. Nonché le morti di Miriam, George, del tuo amico Lodgok e di molti altri. Miriam riteneva che questa magia dimenticata potesse essere usata a fin di bene, ma ne ignorava i rischi. Lei non aveva visto ciò che i custodi e Isidora ti hanno mostrato. Ora sei tu custode del potere che contiene. Che cosa pensi di farne? Dunque, da quanto abbiamo capito è una cosa assolutamente malevola, quindi cattiva. Però io vorrei vedere cosa succede se dico intendo aprirlo, vediamo. Ho deciso di aprire il deposito. Il suo potere non può continuare a rimanere inattivo. Dopo tutto quello che hai visto e ciò che è successo a Isidora? Ha ragione, questo potere non deve rimanere. Voglio tutto il potere per me. Io, regà, vi voglio fare il finale più bello che ci sia, quindi scelgo questa opzione. Isidora ha sprecato la sua abilità cercando di salvare le persone. Io non permetterò agli altri di decidere del mio potere. Non dirai sul serio. Tu, fra tutti, dovresti essere consapevole del dolore e delle sciagure che potrebbe causare. Non so se questa scelta in eccolo qua. L'arroganza della stirpe dei maghi. I goblin hanno costruito il deposito. Appartiene a noi. Chiaramente vuole anche lui tutto il potere. Non è mai stato vostro. Ora ho proprio voglia di divertirmici un po'. La bacchetta di Miriam. Se solo mi avesse consegnato il contenitore, tutto questo si sarebbe evitato. Strega, sciocca e presuntuosa. Siete fatti della stessa pasta. Non capite quando è ora di arrendervi? No, minchia, ha rotto tutto. E adesso quindi mi sa che si prende lui il potere, vero? Qua ragazzo cazzi, eh. Già era forte di suo Runrock almeno. Così ci è sembrato. Figurati adesso con tutto quel potere. E che è diventato? Un Pokémon? I goblin non obbediscono a nessuno! Si prevede una bella boss fight, qui.
far fuori anche il professore, che ha già ammazzato sua moglie, quindi... Siamo pronti alla boss fight. Non andrò a utilizzare Avada Kedavra, raga, perché me la voglio godere al massimo, quindi... Preferisco non utilizzarlo, magari rovinerebbe solo l'esperienza di gioco alla fine. Dove si prosegue? No, ok, andiamo. La tua patetica magia non può nulla contro di me. Sai che non possiamo ancora colpirlo, vero? Ok, ora sì. Forse devo... Sì, ok. Dobbiamo rompere ogni volta i suoi vari scudi. Quello glielo potevo lanciare indietro, mannaggia. Questo ti fa male, 500, dai, un po' sì. È vero, io ho anche le pozioni, non le usate per tutto il gioco, quindi direi che è arrivato il momento. Vediamo un po' quale tipo di pozione potremmo usare. Non intendo sprecarle, quindi iniziamo a togliergli lo scudo. Due scudi? Vabbè, difendo e ci siamo. Come pozioni abbiamo... Una pozione che aumenta la difesa e rende la pelle dura come la roccia. Aumenta un periodo limitato i danni inferti. Ok, scatena attorno a chi la beve una tempesta, direi che non ci serve. Se no l'invisibilità. Io proverei questa che l'ho vista su YouTube. Dovrebbe essere una roba OP. Proviamo subito. Come vedete ci ricarica subito i vari incantesimi, quindi veramente tanta roba. Guardate che danni che stiamo a fare. L'unico problema è che finisce abbastanza in fretta, però tanta roba. Ci spariamo anche uno di questi scudi qua, così siamo un attimo messi meglio. Vedete che dovremmo aver parato meglio il colpo. Accio subito. Esatto, che hai ucciso la moglie, schifoso. Ah, c'era un pezzo di lava tipo che potevo tirare, forse. Poi tutto di lava devo andare via. Diffindo, se riusciamo. Abbiamo preso? Secondo me non è già finito, eh. Ecco, forse mi devo levare dal mezzo. Forse è rimasto con quell'uno di vita e si è riattivato lo scudo. Anzi, probabilmente. No, ok, l'abbiamo abbattuto, eh. Almeno la sua forma più da Pokémon dovremmo averlo finito. Rimane un piccolo goblin pelato lì per terra. Però il danno dovrebbe averlo fatto comunque, perché vedete che questa cattiveria, questo... non mi ricordo mai come chiamarlo, continua a rimanere. Oddio, no, è vero che... Cavolo, regà, sapete che ho fatto quella scelta? Oh, mamma mia. Ce ne siamo appropriati noi. Però se ci pensate è abbastanza in linea, con quello che avevo scelto io, essendo che abbiamo preso Avada Kedavra. Che fai, ti fermi Avada Kedavra, no?
Giù in un commento ditemi Grazie. Anche cosa ne pensate di questa scelta, che sono curioso. Eccoci, è arrivato il Natale. Il professore Eleazar Fig è stato un professore amato da molti di voi e anche un collega di lunga data. Grande avventuriero e rinomato ricercatore, è diventato famoso affrontando l'ignoto. Del tutto incurante della prudenza. Ma non mi dite e che è morto? Non ci credo. Impartendoci così una lezione molto spiacevole. No. Il suo amore per l'avventura era pari soltanto alla dedizione per Hogwarts e all'amore per sua moglie Miriam, venuta a mancare. Preside, raga, fu un pagliaccio. Presto, anche lei. Che fine ha fatto il professore? Cioè sì, abbiamo visto qualcosa prima. Il professor Fig rappresentava il meglio di tutti noi. Era incredibilmente intelligente. Possedeva una mente curiosa e brillante e era il più leale degli amici. Ma forse ciò per cui gli saremo per sempre debitori è l'incredibile coraggio che ha dimostrato. Solo grazie al professor Fig. Beh, posso affermare che solo grazie a lui se molte di noi e la stessa Hogwarts sono ancora qui oggi. Quelli che lo conoscevano bene sanno che è nostro dovere onorarlo come solo Hogwarts sa fare, affrontando con saggezza, equità, intelligenza e coraggio ciò che ci attende. Al professor Fig! No ragazzi, ci sono rimasto male, brutto così. Perché va bene, noi abbiamo preso la magia e ancora penso ci sia un modo comunque di decidere poi se essere cattivi o buoni. Nonostante non riesco a credere che Fig sia morto. Non lo conoscevo bene quanto te, ma so che era una brava persona. È bello che la Weasley abbia reso onore a Fig in quel modo. Non lo dimenticheremo. Io vorrei avessimo potuto fare lo stesso per mio zio. Chissà se Anne accetterà di incontrarmi. Sebastian, non posso neanche immaginare cosa stiate passando tu e Anne. Spero che si farà viva presto. Lo spero anch'io. Ti farò sapere. C'è una cosa che devi sapere, Sebastian. A proposito di Victor Rookwood. Giravoce che vi siate affrontati fuori dal negozio di Ollivander. Sarà stato un bello scontro per te. È vero, ma non è di questo che volevo parlarti. Subito prima di attaccare, Rookwood ha detto qualcosa. Le stesse parole che Anne ha sentito prima di essere maledetta. I bambini devono essere visti e non uditi. No, aspetta. Che vuoi dire? Non è stato uno dei seguaci di Ranrock a maledire Anne. È stato Rookwood. Noi l'abbiamo ucciso e quindi non è più maledetta? Non è possibile. No, sono stati i seguaci di Ranrock, sicuramente. Speriamo. La notte in cui è stata maledetta, Anne non ha visto che Goblin. Quando Rookwood si è alleato con Ranrock, l'eredità di Isidora ha iniziato a far gola a entrambi. È per questo che Rookwood era lì la sera in cui Anne è stata maledetta. Stava lavorando con Ranrock. Quando ha visto tua sorella, lui, beh, non voleva che la cosa si sapesse. E l'ha maledetta. Da allora non è più stata la stessa. Che crudeltà. Rookwood ha avuto ciò che meritava. Grazie per avermelo detto. Non è stato un goblin.
Ti devo delle scuse. Per tutto questo tempo ho visto i goblin come il nemico. Ma non era così semplice. Infaustus ha detto di aver parlato con Anne. Chissà se accetterà di rivedermi. Ti mando un messaggio appena avrò notizie. Quindi noi ragazzi abbiamo finito tutto il gioco, eh? Abbiamo finito tutto il gioco, a questo punto rimarranno le secondarie che andrò a finire veramente off video. Questo dovrebbe essere l'ultimo episodio, a meno che non vi voglia portare qualche contenuto extra su. Congratulazioni, hai completato la storia di Hogwarts Legacy, hai raggiunto la fine dell'anno scolastico. Poiché i Gufo sono alle porte, questo è il momento opportuno per verificare i progressi della tua guida pratica. Esplora il mondo, porta a termine le missioni secondarie e degli amici rimaste e completa la guida pratica come meglio credi. Ok, dunque. Abbiamo fatto tutte le missioni principali, secondarie ne ho fatte veramente tante. Non me ne restano moltissime, secondo me. Andiamo a vedere un attimo insieme. Allora, pagina delle missioni. Come secondarie per adesso vedo solo queste, però probabilmente ce ne saranno delle altre. Ok. Mentre se andiamo sulla posta via Gufo e andiamo sul professor Fig, vediamo. No, non abbiamo nulla di suo. Vorrei capire un attimo come ha fatto a morire. Cioè, abbiamo visto qualcosa, però non pensavo fosse morto. Ho appena controllato, c'è ancora una missione principale da fare. Dice, Hogwarts sarebbe stata persa senza. Penso sia proprio la missione di fine anno che. Professoressa Weasley, voleva vedermi? Sì, non abbiamo ancora avuto occasione di parlare da. So che ci tenevi molto al professor Fig. Hogwarts non sarà la stessa senza di lui. Concordo, ma ti assicuro che vorrebbe che continuassimo. So che riposerà in pace, sapendo che il destino del mondo magico è in mano a una persona come te. Grazie, professoressa. Hai avuto un anno pieno, fuori e dentro Hogwarts. Ho sentito molte voci su di te, che hai cavalcato un Grappon, fatto amicizia con un goblin, salvato degli ippogrifi e perfino aiutato il signor Ollivander con la bacchetta di famiglia. Come fa a saperlo? Qui in giro mantenere un segreto è più difficile di quanto si pensi. Siamo promossi? Oh, là. Vabbè, insomma, un recap finale. Cara professoressa Weasley, la ringrazio infinitamente per il suo gufo. Sono davvero felice di apprendere che fra i nuovi studenti del settimo anno ve ne potrebbero essere alcuni portati e interessati a una carriera nel ministero. Ovviamente i loro gufo confermeranno o smentiranno la loro idoneità, ma la sua opinione è altrettanto fondamentale per il nostro processo di reclutamento. Data la sua esperienza con noi, possiede un punto di vista unico e di ciò le sono veramente grato. Aspetto con ansia nuove notizie riguardo ai progressi degli studenti. Con molti ossequi, Faris Pavin, Ministero della Magia, Londra. Attenzione, ok.
Ok ragazzi, la serie si conclude qui, mi raccomando, se vi è piaciuta lasciate un bel like, noi ci vediamo in un prossimo video, se volete una nuova serie su qualche gioco uscito da poco lasciatemi un bel commento.